Il VAR quest'anno ha combinato delle ingiustizie veramente grandi. Allora ragazzi, buongiorno, buongiorno e buon inizio di settimana a tutti quanti. Ieri è successa un'altra, secondo me, clamorosa svista dell'arbitro, del VAR. Se ne è parlato sì, ma poco secondo me. Perché? Perché ormai il campionato è terminato, perché ormai il campionato diciamo, non ha più bisogno di polemiche, secondo alcuni. Invece io vi dico che è veramente scandaloso che ieri la Padula passa il pallone con la mano e poi Viola segna il gol del pareggio, un punto importante per quanto riguarda il Cagliari, ed è vergognoso che grazie a un passaggio di mano venga convalidato un gol al Cagliari. Il problema non è tanto il gol che ha subito l'Inter, perché l'Inter tanto vincerà lo scudetto ugualmente. Il problema è che non tengono conto che esiste anche la lotta salvezza. E grazie a quel punto ieri il Cagliari ha allungato. Vi ricordo che praticamente l'Empoli gli è stato annullato un gol per un fallo del portiere, un fallo di mano fuori area del portiere, e quindi giustamente l'Empoli, grazie tra virgolette al VAR, ha perso un punto. Ma perché ieri il Cagliari è stato convalidato questo gol di mano? Io non penso che in Serie A si possa passare il pallone di mano, anche se involontariamente. Cioè, ragazzi, se vi fischiano un rigore perché la prendete di mano in area di rigore, non importa che sia volontario o involontario. Certo, magari se è proprio troppo ravvicinato involontario, non viene fischiato. Però anche se le braccia sono larghe, non è che è per forza volontario. Ieri, giustamente, le braccia erano abbastanza larghe durante la corsa, un movimento involontario, ma non si può passare il pallone, con la mano in area di rigore, a parte non si può passare mai. Quindi non è un gol da convalidare assolutamente. Certo, se era volontario era anche da ammonizione, ma quella ovviamente non era da ammonizione, era da annullare un gol e basta. Poi che non si tenga conto che la lotta salvezza sia meno importante della lotta scudetto o lotta Champions, secondo me questo è grave, perché ieri il Cagliari esce da Milano, da San Siro, con un punto importantissimo, svantaggiato le concorrenti del Cagliari. Io almeno la penso così, fatemi sapere voi nei commenti come la pensate. Non è una cosa giustamente per diciamo. Fatemi sapere voi nei commenti che ne pensate. Secondo me è abbastanza scandaloso, ragazzi. Il VAR quest'anno ha combinato delle ingiustizie veramente grandi. Come ho detto, non tanto all'Inter che vincerà, ma a chi lotta per la salvezza, secondo me, questo è un punto importante.